Si è aperta oggi con la conferenza stampa presso l'ACI di Milano l'edizione 2023 del MIMO che si svolgerà dal 16 al 18 giugno prossimi, terza edizione dopo lo spostamento dal Parco Valentino di Torino al capoluogo lombardo. Allora, terza edizione, prima cosa confermiamo l'entrata gratuita, molto importante per coinvolgere sempre i giovani, le famiglie, al mondo dell'automotive più allargato. La terza edizione si incentra principalmente sull'autodromo di Monza, che diventa il luogo dove le case automobilistiche sia esporranno le loro novità e sia sarà possibile provarle. Quindi abbiamo un circuito dedicato ai test drive che prende parte dell'antica pista sopraelevata, quindi anche emozionale perché creiamo delle chicane dove si potranno provare per 3 giorni tutte le novità del mercato automobilistico di qualsiasi motorizzazione, compresa anche elettrica, ibrida e plug-in. Faremo per le elettriche un focus speciale perché anche con la possibilità di provare il collegamento con la colonnina e quindi capire anche questo mondo, diciamo, dell'elettrificazione. E poi 3 giorni di festa. MIMO è un festival motoristico, quindi accogliamo il club, accogliamo gli appassionati, prevediamo di avere circa 2.000 macchine tra classiche e supercar in arrivo. E poi abbiamo diverse novità perché quest'anno ospitiamo anche la Formula Indy Autonomous Challenge, quindi la prima gara in Europa delle Formula Indy a guida autonoma, dove ci sono dietro le università più importanti del mondo, il Politecnico di Milano, ma l'Università della Germania, degli Stati Uniti, della Corea, quindi sicuramente un modo per parlare anche di futuro. E poi la passione dei tanti proprietari di auto che possono venire a Monza a parcheggiare, camminare tra i box, tra i paddock e vivere un po' tutta quella che è l'emozione dell'automobilismo.